Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per analizzare il campionato della formazione biancorossa che ha trovato domenica il primo successo in campionato in casa 2-0 contro la Cavese, una vittoria bella peraltro con la cornice fantastica di uno stadio Bonolis non solo rinnovato ma anche con 3.000 tifosi come non si vedeva da davvero tanto tempo. Parleremo di questo, ovviamente ci proietteremo già alla trasferta di Vibo Valentia di sabato pomeriggio alle ore 16 contro il Rende, perché insomma lo sapete, il Rende sta ricostruendo il suo stadio, il Lorenzon, e allora si appoggia a Vibo Valentia in una serata di Champions che, come vedete vicino alla mia testa, adesso c'è il numero degli SMS, prevede tra le altre Napoli-Liverpool. E allora chi avrà il buon cuore di seguirci in questa serata, noi lo ringraziamo doppiamente, perché la serata è assolutamente di grande calcio, soprattutto di grande Champions, serata che per quanto mi riguarda si è appena chiusa tra indicibili sofferenze. Comunque, per chi avrà il buon cuore di seguirci, una buona serata questa sera. Ritrovo con piacere Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Salve, buonasera. Contentissimo per la prima vittoria in campionato, così come immagino contento, soddisfatto domenica, eri al Bonolis, Ercole D'Eustacchio. Ciao Ercole. Buonasera. Ben ritrovato. E poi il collega del quotidiano Il Centro, Gaetano Lombardino. Ciao Gaetano. Buonasera a tutti, ciao Jacopo. E grazie per essere con noi. Ho saputo che è un parterre molto rossonero, di lì di là, dall'altra parte ci sono due juventini. Capite bene quale è la mia condizione all'interno. Non abbiamo fatto mica apposta che siamo tutti e tre tifosi del Milan. No, ci mancherà. Tifosi diversi, però insomma. Tifosi diversi, assolutamente. Oh, allora, cominciamo a mettere un po' di carne al fuoco partendo dalla classifica, che già comincia ad avere un connotato un po' differente, innanzitutto perché è scomparso quello zero in classifica, soprattutto considerando che il Teramo deve ancora recuperare una partita, che è quella contro la Sicula Leonzio. Comanda il Catanzaro a quota 10 punti. Ieri sera c'è stato il posticipo del San Nicola di Bari tra il Bari e la Regina, è terminato 1-1 con il Bari in grande difficoltà per parecchi minuti della gara, che è riuscito con Sabbione a recuperare il gol di Corazza. Dunque il Catanzaro, che il Teramo ha affrontato la prima giornata di campionato, per il momento è da sola in vetta, quota 10 punti. Il Teramo ha 3 punti come la Virtus Francavilla, ma lo ricordiamo, il Teramo deve recuperare con la Sicula Leonzio. Stupiscono un po' i 7 punti del Bari. Gaetano, parto da te per chiederti se adesso Teramo a parte comincia ad avere un po' una fisionomia un po' diversa, questa, cioè se i reali valori, quelli che poi ci eravamo detti sin dall'inizio, sin da quest'estate, cominciano a venire fuori. Ma piano piano è chiaro che qualcosa inizia a vedersi lì davanti. È chiaro che nessuno si attendeva la presenza del Picerno, però sì, è ancora presto per poter dire se può essere una sorpresa. Non mi attendevo lì la presenza dell'Avellino, complice le note problematiche societarie. È chiaro che il Catanzaro, per esempio, che in questo momento è primo, ha un grande allenatore, la squadra collaudata, il Bari piano piano verrà fuori. Poi c'è la Regina, il Catania, insomma la stessa Ternana. È un girone tostissimo, ormai non lo scopriamo di certo oggi. È chiaro che il Teramo è partito per stare lì davanti, per essere protagonista, e credo che insomma possa giocarsela con quelle 5-6 squadre che ti ho detto prima e che sicuramente giocheranno per stare lì, per il vertice e per la zona playoff. Assolutamente. Ercole, come lo hai visto il Teramo domenica pomeriggio? Peraltro ricordiamo, dopo la sconfitta di Teramo è stato sollevato dall'incarico Francesco Moriero, come avevamo anticipato anche la settimana scorsa, sarebbe arrivato Salvatore Campilongo. Effettivamente così è. Che impressione hai avuto dalla partita di domenica pomeriggio? Domenica ho visto una squadra molto motivata, che voleva la vittoria a tutti i costi, ci è riuscito senza tanto soffrire. Poi ho notato un grande entusiasmo allo stadio, i tifosi contenti. Questo nuovo presidente ha portato veramente una ventata di entusiasmo,
e quindi ci sono tutti i presupposti perché il Teramo possa fare un buon campionato. Che cosa ti è piaciuto di più e che cosa, su che cosa secondo te da qui in avanti Tedino lavorerà maggiormente? Ma mi è piaciuta la personalità, soprattutto nella prima mezz'ora la squadra ha tenuto molto bene la palla, l'ha fatta girare. Certo, è una squadra costruita totalmente, quindi ci vuole un po' di tempo prima che si riesca ad amalgamarsi, prima che i giocatori si conoscono. Piano piano, secondo me, può solo che migliorare. Francesco, 7 giorni fa stavamo parlando, anche solo a mo' di idea, del 4-3-2-1 che con l'assenza di Cianci poteva essere un'opzione valida per quello che poteva essere ai nostri occhi, ce lo siamo ritrovati in campo. È uno dei motivi per i quali la squadra ha giocato decisamente meglio rispetto alle precedenti due partite. Per la verità non è che ci volesse poi molto a giocare meglio di Catanzaro e soprattutto meglio di come ha giocato ad Avellino. Anche questa posizione di Mungo, si discute se è meglio da mezzala o da ridosso di uno o due attaccanti. Mungo nasce, chiamiamolo, trequartista, ma l'anno scorso per esempio ha giocato con il Cosenza l'intero campionato da mezzala destra. Tedino lo conosce bene, ha detto nell'intervista, avete sentito tutti a fine gara, che è più nel vivo del gioco giocando lì da mezzala, e poi ha detto, dice, potrebbe giocare anche da terzino perché è giocatore di grosse qualità. Abbiamo 5-6 giocatori che con una giocata possono risolvere la partita, non sempre riesce, ed ecco perché Tedino lavora molto sul gioco, sulla manovra che, come diceva lo stesso Tedino, deve essere velocizzata. E poi questa è una squadra destinata verosimilmente a crescere anche quando non è in possesso di palla nella fase difensiva, ma per fase difensiva intendo non solo i difensori, ossia tutto l'apporto che potrebbero, che dovranno dare i centrocampisti e anche gli esterni. Mi viene da pensare che forse, viste almeno sin qui le caratteristiche dei giocatori e la decisione di Tedino di far giocare due chiamiamole mezze punte, due giocatori a sostegno dell'unica punta, potrebbe essere forse la soluzione migliore, in attesa comunque che tutti i giocatori raggiungano la migliore condizione come singoli e come squadra. Assolutamente. Oh, per rispondere al messaggio che ci arriva da casa, come si disputeranno i playoff quest'anno? Come l'anno scorso, esattamente come l'anno scorso, non è cambiato nulla. Peraltro nel messaggio c'era un saluto a te, Ercole. Rispondiamo. De Usciacchio, siamo oltre le 200 presenze con la maglia del Teramo. Eh sì, poi sta in zona medaglia. Sta in zona medaglia. Quante ne hai fatte di preciso, Ercole? 209, 210 penso. Quindi poco dietro Ivan Speranza, che peraltro in settimana è andato a Pineto, ma ne parleremo più tardi. Ancora, io auguro a Speranza le migliori fortune, tutto, però non ne possiamo parlare. Sì, però guardiamo avanti. Auguro di fare ancora qualche anno bene a Pineto, ci sono le condizioni perché possa fare bene. La società ha preso questa decisione, sono d'accordo, già l'ho detto, quindi prendo atto di quello che ha fatto la società, va bene, e io personalmente mi sarei tenuto, ripeto per l'ennesima volta, sperando che dall'altra parte chi non ha capito capisce, Speranza, Infantino e Proietti me li sarei tenuti, però mi auguro che quelli che stanno al posto di Speranza, Infantino e Proietti facciano ancora meglio per un campionato d'alta classifica del Teramo. È una scelta della società. Certo. Gaetano, ci chiedono di questo Tony Gomez che è arrivato in prova, pare che sia sulla via del tesseramento, che cosa può dare, ci chiedono, a questa squadra, mentre vediamo alcune immagini a proposito di Liverpool che è in campo adesso, il San Paolo contro il Napoli, Gomez c'è cresciuto nelle giovanili del Liverpool, eccolo qua, che cosa può dare questo giocatore? Beh, innanzitutto per quel poco che ho potuto vedere in questi giorni, giocatore molto rapido,
Può dare un po' di imprevedibilità lì davanti, corsa, resistenza, insomma un giocatore direi abbastanza interessante. Poi è chiaro che bisogna poi farlo adattare al campionato di Serie C, bisogna vedere insomma come poi Tedino lo potrebbe utilizzare. Può essere una sorpresa, una variabile impazzita lì davanti per le caratteristiche che mi sembra di intravedere. Però bisognerà attendere qualche giorno, appunto si sta attendendo un po' l'esito delle visite mediche per far sì che tutto vada per il meglio e che si possa tesserare il giocatore. Non c'è sempre disfattista, è su, ma quando mai ti scrivono? Però stavolta devo dire che non hai detto assolutamente nulla. Vedi? No, sicuramente okay. Quello, ok, è un amico, va tranquillo, è uno che mi conosce, me lo auguro, perché sennò devo dire che, come al solito, dall'altra parte non capiscono bene l'italiano. Allora, purtroppo, ci chiedono per loro. Di Minelli. Stiramento dal bicipite femorale sinistro, quindi se non erro Gaetano siamo sulle 3 o 4 settimane sì, di stop, siamo sulla ventina di giorni di stop, e poi va rimesso ovviamente al pari dei compagni, che è un peccato perché è un giocatore che anche in Coppa Italia aveva iniziato bene, è un giocatore che lì davanti non ha, cioè ha imprevedibilità, è un giocatore che non abbiamo in questo momento nella rosa. E può essere una carta importante per il Teramo, a questo punto converrà recuperarlo al meglio, non affrettare il recupero, perché ricordiamo pure che Minelli è reduce da un lungo periodo di inattività per un infortunio avuto in precedenza, ma il giocatore è validissimo, insomma, quindi poco da discutere su di lui, insomma. Una notazione, questa faccio una piccola parentesi, poi la ripeteremo nel corso della puntata come promemoria. Settimana prossima il Teramo giocherà il turno infrasettimanale di mercoledì, vero Gaetano? 18:30 al Bonolis contro la Viterbese. Salvo variazioni di orario. Un attimo, poi lo leggiamo questo messaggio. Salvo variazioni di orario, 18:30. La sera prima ci sarà il turno infrasettimanale di Serie B, quindi Pro Teramo dal martedì si sposterà al mercoledì nel post Teramo Viterbese, sempre alle 21, sempre un'ora insieme, però vi racconteremo quello che è successo tra Teramo e Viterbese, visto che la sera prima c'è la Serie B, c'è Città della Pescara e troverete Andrea Costantini in studio con Diretta Stadio. La sera successiva vi racconteremo dal Bonolis quello che accadrà nel post Teramo Viterbese. Adesso me lo fate leggere il messaggio per cortesia, così perché ovviamente o leggo il messaggio oppure guardo che cosa c'è scritto sull'SMS. Possibile? No. Ha detto uno appassionato di calcio che si propone per il settore giovanile del Teramo. Amo il calcio, posso fare l'osservatore. Ah, è un curriculum via etere. Cioè, questo è il mio numero di telefono. Ah, c'era anche il numero di telefono? No, ma di telefono. Ah, quello che, con cui ha mandato l'SMS. Esatto, ok. Esatto. Senti, Ercole, la linea difensiva come ti è parsa? Allora, entriamo un po' nello specifico. Piacentini, più compiti di marcatura, Cristini a guidarla alla difesa, i due esterni, come ti è parsa? Ma la linea si è mossa bene, no? la Cavese non ha fatto grandi cose, la difesa non ha corso grossi pericoli. Mi è piaciuto molto Di Matteo, che è un giocatore che, oltre a fare la fase difensiva, è un giocatore che si propone, c'ha tecnica, c'ha corsa. In effetti nella situazione del gol è stata una sua invenzione, facendo la sovrapposizione. A me piace i terzini che vanno, che spingono, che attaccano. Il Teramo ne ha, perché Cancellotti e Di Matteo a livello di spinta ne hanno. Sì, io vedo che il mister piano piano ci sta lavorando, ha tutta l'esperienza, perché alla base di tutto devi cercare di creare una squadra che gioca, è un campionato difficile e quindi devi avere una tua identità, devi andare fuori casa a fare le partite, quindi insomma c'è da fare un bel lavoro. Io mi auguro che il Teramo sicuramente crescerà e ci farà togliere delle grosse soddisfazioni. Queste che vedete, le foto, fatemi ringraziare Danilo Di Giovanni, fotografo fantastico, peraltro è entrato all'interno della famiglia della Teramo Calcio e ne siamo particolarmente lieti, ma sono foto davvero meravigliose quelle che realizza. Cioè Jacopo Mungo deve giocare molto più avanti, da Cosenza mi dicono che in casa parti sempre da 1-0.
Faccio rispondere prima voi tre e poi, do la mia. Visto che te, Francesco, hai detto che hai visto un Mungo bene da mezzala, però ci dicono no, meglio come trequartista. Mungo da trequartista ha sempre giocato molto bene, almeno così dicono le cronache e i bene informati che lo hanno seguito. Ripeto, però lo scorso anno un allenatore esperto come Braglia lo ha fatto giocare mezzala. A Tedino ha dato pure la spiegazione tattica del perché, oltre che tecnica, del perché anche lui lo vede meglio da mezzala, o comunque può giocare anche da mezzala perché più nel vivo del gioco, tocca più palloni, partendo da centrocampo se vogliamo può essere anche un pochettino più imprevedibile, non è necessaria la giocata da trequartista, poi con i piedi buoni che ha Mungo può mettere in condizione i compagni partendo dal centrocampo, da mezzala, di andare in porta. Lo vedremo col prosieguo del campionato. A proposito delle foto, complimenti al fotografo, Daniele, veramente molto, ma molto bravo. Come più di un tifoso mi ha chiesto del perché e quindi mi ha detto se potevo dire, io lo dico, che in queste maglie sono bellissime, ma non c'è nulla di biancorosso. Ci sono i numeri e le bande. Quali bande? La banda, la banda sulla laterale è rossa. Laterale c'è solo il rosso, non sì. Mi sembra. I numeri sono bianchi. Ah, quello è il bianco rosso e quello. Guarda che alla prima a Catanzaro i numeri erano rossi e per capire di chi si trattava. Però ripeto, ho detto bene le maglie, va bene la scaramanzia, mi sta bene tutto. Ripeto, faccio da ambasciatore di quello che mi hanno detto alcuni tifosi, ma concordo in quello che hanno detto alcuni tifosi, in queste maglie il bianco rosso c'è solo il rosso, il bianco rosso non c'è. È vero che mo abbiamo visto in Serie A quello gioca con le maglie rosa, quell'altro con le maglie blu cupicchiare a fiorellina vane, insomma, capito, ormai le casacche storiche non esistono, però siccome il presidente molto intelligentemente aveva fatto quella specie di referendum su Facebook chiedendo quali maglie si preferivano e la maggior parte dei tifosi che avevano risposto preferivano le maglie a strisce biancorosse verticali o comunque magari una maglia bianca, una maglia rossa, certo. Anche la maglia storica, quella blu con una banda bianca e una rossa orizzontale, ma non lo so nelle divise di quest'anno quali ci sono. Però insomma c'è quella che ha vinto è la maglia biancorossa, esatto, verticale, strisce verticale che credo che nonostante le maglie della Cavese non è che Teramo ha scelto credo questa maglia domenica perché doveva distinguersi da quella della Cavese, sì. Anche una maglia biancorossa si sarebbe distinta, ma ripeto mi sono dilungato anche troppo, faccio da ambasciatore ma mi unisco a quelli che dicono che un po' di biancorosso ci sta sempre bene. Anche perché c'è tanto biancorosso allo stadio, eh? Le poltroncine, le poltronissime sono splendide, la scritta 1913 sui distinti, la scritta Teramo Calcio in tribuna, è stato fatto un lavoro ottimo oltre a quello del manto erboso. Quindi. Su Mungo. Poi rispondo anche sugli abbonamenti. Allora, domenica erano 873, si va verso i 900. La campagna abbonamenti è stata prorogata fino al 25 settembre, giorno proprio di Teramo Viterbese, che è la seconda in casa, la terza da calendario in casa, perché quella con la sicula non si è giocata. L'obiettivo, nemmeno troppo, non ce lo stiamo neanche a dire, è arrivare a quattro cifre. Ercole, su Mungo? Ma su Mungo, domenica non ha fatto male da mezzala, però per le caratteristiche fisiche, secondo me è più un centrale o un trequartista. La mezzala la vedo più la mezzala come un giocatore di corsa che si sovrappone sul 4-3-3, deve attaccare la profondità, invece mi è sembrato più un giocatore bravo palla al piede, quindi sia da metodista che da mezza punta, secondo me può fare qualcosina in più. Su Mungo, Gaetano, e poi su Gomez se verrà tesserato, ma a quanto pare sì, ci chiedevano. Sì, a quanto pare sì, bisogna attendere l'esito delle visite mediche, come spiegavo prima. Mungo, ma che dirti, da trequartista non mi aveva particolarmente impressionato in campionato, aveva fatto un po' meglio quegli spezzoni di gara in Coppa Italia. Forse non è ancora al top della condizione. Lui ha già detto che si trova meglio da mezzala. Ecco, quindi credo che sia anche un problema, a mio parere, fisico.
quando vedremo il Mungo al top della condizione, dovunque lo metterà, Tedino, credo che la qualità del giocatore sia indiscutibile e farà vedere di che pasta è fatto, quindi non credo sia questo un problema, insomma, per il Terni. Allora, rispondo io per ultimo, visto che me l'avevano chiesto. È chiaro che le caratteristiche anche fisiche di Domenico Mungo sono quelle di un trequartista, e lui il trequartista lo ha fatto a Chieti, quando è venuto a Chieti giocava da trequartista, sì. L'ha fatto anche molto molto bene. Probabilmente in questo momento non è tanto Mungo che non può fare il trequartista, però parere mio personale è il Teramo che non può sostenere un trequartista, soprattutto se hai un centrocampo molto devoto alla proposizione e poco all'interruzione del gioco altrui, correggetemi se dico castronerie, no. E quindi probabilmente è meglio in questo momento riportarlo qualche metro indietro, sfruttarne meno probabilmente le doti di fantasia e più quelle geometriche di palleggio. Ora non so se sono stato perfetto, no, chiaro, ma anche perché ce l'ha lui, c'è le, te le ripreparate, sei andato in ripetizione? No, che no. Così bene non hai mai parlato. Vedi? non sarà un caso. Tra poco vi faccio vedere una cosa che può far piacere, insomma, poi con tutti gli scongiuri del caso che possono fare da casa, vi faccio vedere un calendario comparato, perché noi abbiamo messo, prima abbiamo parlato di Bari-Regina ieri sera 1-1, il Teramo in questo caso, anche con una partita in meno, è un po' indietro rispetto alle altre, ma Frattangio era Sasso Marconi in Serie D. Abbiamo messo le big di questo campionato e ci abbiamo inserito ovviamente anche il Teramo nelle prossime 4 giornate di campionato, che poi saranno 3 molto ravvicinate, perché c'è sabato, mercoledì e poi domenica, e poi la prossima, quindi sostanzialmente da qui a un paio di settimane, quelli che saranno gli impegni delle big, e ci sono, ve lo anticipo già, tanti scontri diretti. Il Teramo non ne ha neanche uno, affronterà tutte formazioni che tendenzialmente sono di fascia media o medio-bassa, e poi vedrete, affronterà per esempio 2 formazioni che sono a 0 punti come Rieti e Rende. Vediamola la schermata, perché può essere un alleato, l'abbiamo chiamato, un calendario alleato del Teramo. Quello che vedete contrassegnato dalla fascia azzurra è il turno infrasettimanale, per farvi capire, nei 3 impegni. E io come li riconosco? Allora te li dico io. Il Catanzaro quello avrà... sul gym che ci sta... Allora, Ternana, allora... in alto vedete i punti di Catanzaro, Potenza, sì, Catania, sì, sono messe in ordine di classifica. Il Catanzaro avrà Viterbese, Rieti, Casertana e Virtus Francavilla, il Potenza, Rieti, Sicula Leonzio, Rende e Viterbese, Catania, Monopoli, Cavese, lo scontro diretto con la Regina, altro scontro diretto con la Ternana, quindi 4 stelle, la Ternana avrà la Sicula, la Regina, la Virtus Francavilla e il Catania, l'Avellino è quello che ha il calendario forse come il Teramo, un po' più semplice, Bisceglie, Virtus Francavilla, Cavese e Rende, la Regina avrà la Vibonese, la Ternana, il Catania e la Paganese, la Casertana, Picerno, Bisceglie, Catanzaro e Vibonese, il Bari, Virtus Francavilla, Monopoli, Picerno e Cavese, il Teramo, Rende, Viterbese, Monopoli e Rieti. Quello del Bari non è un calendario difficile, non c'è nemmeno un confronto diretto. Però c'è... La Regina c'ha c'è il Picerno, per esempio, e non sarà un impegno semplice, e poi chiaramente avrà la Virtus certamente Francavilla, non che è una formazione non è un calendario temibile. Impossibile quello del Teramo. È vero che a Vibo Valentia con il Rende per fermarci la partita la prossima non sarà una passeggiata, lo potrebbe diventare se il Teramo sarà capace di giocare una partita decisamente migliore, superiore a quella che ha giocato anche con la Cavese, perché giochi fuori casa, perché giochi con una squadra che già è, chiamiamola con l'acqua alla gola, una squadra che vuole comunque conquistare i primi punti. Poi in casa con la Viterbese molto dipenderà da che partita avrai fatto con il Rende, da che segnali saranno arrivati, indipendentemente dal risultato, perché tante volte bisogna guardare anche alla prestazione, ai segnali incoraggianti, alla crescita, ripeto, certo, e dei singoli, ma soprattutto come dice Tedino, la crescita della squadra, il gioco e tutto il resto. Poi il Teramo ci ha dato la sua, il recupero con il
con la Sicula Leonzio. Leonzio, quindi è una partita, ha una partita in più, e poi Rieti, chi è quell'altra partita che c'ha? Il Teramo, Sicula Leonzio? C'ha a Rende, Viterbese, Monopoli e Rieti. Cioè due squadre. In, in mezzo a queste ci sarà. Oh, ah no, dopo. No, dopo il Rieti. Dopo il Rieti ci sarà il recupero con la Sicula Leonzio. 9 ottobre. Quindi le prossime 5 giornate, 3 in casa, esatto, e 2 fuori. Esattamente. Insomma. Ercole, questo forse è incoraggiante. È incoraggiante. Forse questo un momento propizio. È vero che siamo sempre agli inizi del campionato, però ci sono dei passaggi che di cui bisogna approfittare. Sicuramente, però io mi concentrerei più sul fatto di recuperare tutti i giocatori al 100%, è stata una squadra costruita un po' alla volta, quindi c'è bisogno di tutti e di trovare al più presto un gioco convincente che non abbia paura di niente, perché poi te la puoi andare a giocare a Catanzaro, a Catania. È più importante trovare il gioco, un assetto giusto. Ecco, però proprio in relazione a questo io intendevo, cioè nel momento in cui secondo me il campionato inizierà come tutti gli anni a gennaio, nel momento in cui sei ancora in una fase di crescita, che devi ancora avere tutti a disposizione, avere un calendario propizio, però aiuta molte, perché quando ci saranno magari scontri diretti avrai la rosa completa. Sì, però il calcio ci ha fatto vedere anche ieri sera che Lecce 0 punti, va a giocare a Torino che si gioca il primato e vince 2-1, quindi c'è sempre sempre molto imprevedibile. Io ripeto, mi concentrerei su me stesso e cercherei di portare la squadra a un livello buono dove mi posso giocare le partite apertamente senza paura di nessuno. Gaetano, in vista della prossima partita, peraltro il Teramo partirà giovedì. Sì. Poi farà un allenamento di rifinitura venerdì già in Calabria. La rifinitura lì, a Vivo sempre a porte chiuse, ma sì, in questo caso, per quanto vogliate tirare fuori dei binocoli, non credo che possiate vedere fino a Vivo Valencia, quindi vi dovete arrangiare. Però le indicazioni che arrivano dagli allenamenti quali sono? Si va verso una conferma più o meno della squadra e dell'assetto di domenica? Ma io credo di sì, non dovrebbe Tedino cambiare nulla, anche per dare fiducia alla squadra che ha conquistato la prima vittoria in campionato. La buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo di Soprano, che ieri è tornato ad allenarsi con gli altri, potrebbe essere già convocato per la gara di sabato. Non ci sarà Cianci, seconda giornata di squalifica, quindi credo proprio che anche per le indicazioni complessivamente emerse dalla gara con la Cavese non dovrebbero esserci novità di formazione, fatta eccezione per qualche ballottaggio tipo quello di Matteo Tentardini, che comunque credo sarà un ballottaggio che Tedino avrà sempre. Avrà sempre? Perché lo ha ammesso lo stesso Tedino quando qualche giorno fa disse partiamo 51-49, quindi io credo che nella sua testa, anche in base all'avversario, si regolerà un po' di volta in volta. Si allargherà la forbice se Di Matteo entra bene, certo, in condizione. Di Matteo che abbiamo visto domenica, soprattutto nel primo tempo, se lo si riesce a vedere per 60-70 minuti, anche perché è una squadra che, se è una squadra che deve provare a vincere, ci provano tutte, anche quelle ultime in classifica, però deve avere le risorse e le credenziali per passare dalle parole ai fatti. E Di Matteo è uno che sulla fascia, Tentardini io l'ho visto poco e mi ha lasciato una buona impressione, poi tutti me ne parlano bene, però Di Matteo, qui vorrei coinvolgere Ercole, Di Matteo è uno che quando è in condizione sulla fascia, soprattutto in fase di spinta, di proposizione, di partecipare all'azione, alla manovra, ti dà tanta qualità. A proposito di Di Matteo, Ercole, io vorrei un po' ampliare lo spettro dell'analisi, partendo dalle parole di Gaetano. È giusto, secondo te, avere sempre un ballottaggio? Cioè, aiuta davvero la concorrenza oppure rischia di togliere certezze sia all'uno che all'altro? No, aiuta a far crescere il giocatore, perché sempre che si deve impegnare, quindi c'è la concorrenza, ti fa crescere sicuramente.
Poi il fatto che si possono fare 5 cambi, voglio dire, tutti i giocatori devono stare bene, devono dare un certo contributo. A me Di Matteo sinceramente piace molto, che è un giocatore che ha sia qualità che quantità, ha una bella corsa, è un giocatore che ha fatto anche la B tanti anni, quindi è una bella spinta. Poi, è uno di quei giocatori che lo si vedeva già dall'inizio, è arrivato e aveva bisogno di mettersi in condizione, però. Sì, sicuramente, ma io ho detto, questa è una squadra costruita un po' in ritardo, anche Costa Ferrera, adesso aspettiamo, ma è un giocatore che ha fatto la differenza in Serie B, quindi è un giocatore di qualità, prima o poi troverà posto, cioè ha diverse alternative. L'importante è trovare un gioco che riesce a esprimere, cioè ogni individuo riesce ad esprimersi al meglio. Certo. Secondo me le potenzialità per fare un buon campionato il Teramo ce l'ha, nonostante è un girone difficilissimo dove ci sono squadre ben attrezzate, piazze importanti che hanno fatto anche la Serie B, squadre già amalgamate tipo il Catanzaro, che è già il secondo anno che gioca con un allenatore molto bravo che ha vinto diversi campionati. Quindi il Teramo deve solo crescere a livello di gioco, a livello di personalità, tutto lì sta. Ma aggiungo che se per disputare campionati ad alto livello veramente hai bisogno, oltre al discorso che faceva Ercole della concorrenza, che se hai personalità ti stimola a fare sempre meglio. Per chi gioca e per quello che gioca magari di meno. Io lo sai che in questo sono d'accordo fino ad un certo punto, ti spiego. Aspetta, volevo concludere dicendo che se vuoi disputare un campionato ad alto livello, veramente hai bisogno di due scelte per ogni ruolo, perché nel corso di una, al di là di qualche infortunio, al di là delle squalifiche, ma è fisiologico che nel corso di una stagione ci possa essere un calo di rendimento. E se io ho due giocatori per ruolo, che magari uno è da 8 e quell'altro è da 7, gioca quello da 8 e mi va fuori condizione, io non devo avere o snaturare il gioco o rivoluzionare un reparto, devo avere un'alternativa, ecco, un'alternativa quasi dello stesso livello e sempre pronto. Soprattutto i ruoli dove c'è un dispendio di a livello fisico, il terzino è un giocatore che si usura a livello di corsa, domenica soprattutto c'era molto caldo, quindi Di Matteo dopo aver fatto 7, 8, 10 volte la fascia chiaramente può avere un calo, ecco che c'è un giocatore pronto e riesce a non sentire l'assenza. Certo. Oh, noi dobbiamo andare in pubblicità, però io mi sono sbagliato all'inizio, Francesco. Abbiamo detto siete 3 contro 1, invece no, siamo 3 contro 2, perché ti faccio vedere. Facciamo un'altra volta. Eccolo qua. Eccolo qua. L'ho incontrato alla rifinitura e non potevo non fotografarmi con uno che condivide non solo la stessa passione, ma soprattutto la sofferenza inenarrabile. Ricordiamo, sofferenza nerazzurra. Sofferenza nerazzurra oramai è diventato, diventerà protagonista. Io lo voglio il tuo idolo. Sì, è il mio idolo, sicuramente. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo, durante la pubblicità, ed ecco perché sto sorridendo. Ercole Dussacchio ci ha svelato come tornava in forma dopo le vacanze estive e abbiamo scoperto qualcosa di al limite del sensazionale. Con 20 kg in meno Francesco veniva a correre con me giù al mare, sì. Allora, una domanda a Ercole, tu eri un terzino, ma ti piaceva spingerti avanti o preferivi rimanere indietro? Cioè... Io ero più un centrale difensivo che non un terzino. Giocavo terzino quando si giocava uomo all'inizio, poi giocando a zona ero più un centrale difensivo. A proposito dei terzini, oggi ha parlato tra gli altri, visto che ne abbiamo discusso parecchio, Luca Di Matteo, lo ascoltiamo. Ma sicuramente è una vittoria importante perché venivamo da un periodo difficile. Abbiamo fatto questa vittoria in casa, davanti ai nostri tifosi, quindi per noi è importante. Era importante in questo momento vincere, anche perché l'autostima cresce, si lavora meglio e quindi niente. Adesso però non dobbiamo accontentarci perché siamo all'inizio e prepariamo questa partita di rende, perché adesso è difficilissima in ogni campo, in questo girone. Guerra, quindi andiamo a Rende a fare una gran partita perché abbiamo bisogno di punti. Ma sicuramente può essere quella scintilla, però non dobbiamo curarci su questa vittoria perché
è già passata, adesso dobbiamo lavorare sodo perché dobbiamo migliorare tanto, c'è da migliorare e niente, quindi adesso lavoriamo e ci prepariamo a questa partita che è fondamentale in questo momento soprattutto. Noi dobbiamo guardare al gruppo, non all'io. Io cerco di mettere a disposizione le mie caratteristiche, le mie qualità e cercare di far bene. Poi bisogna sempre fare bene e dare il massimo. Sicuramente è stato bellissimo, è stata una bella emozione ritornare qui a casa nostra. Il presidente ha fatto un grandissimo lavoro, lo ringraziamo come tutta la società. È stato veramente bello in questa struttura tutta comunque ristrutturata, tutta nuova e niente, questo deve essere il nostro fortino, la nostra casa e cercare di fare il massimo in casa, ecco. Ma è una bellissima sensazione, io ho vissuto l'anno della promozione che lo stadio era quasi sempre pieno, quindi tornare qui è stata un'emozione bellissima e ho rivisto anche tante persone che mi ha fatto piacere rivedere. Abbiamo sentito Luca Di Matteo che nella parte finale Gaetano ha detto è stato emozionante rientrare perché effettivamente era la prima volta che ci rientrava in maniera ufficiale nello stadio che lui ha visto non pieno come domenica, tre volte di più. Perché lui ha giocato gli ultimi sei mesi, è arrivato a gennaio nella stagione 2014-2015 e noi ce lo ricordiamo da quella stagione tutta fascia del 3-5-2, arrivò per sostituire il partente Buonaiuto esatto. E poi fece un campionato straordinario, vabbè quella squadra fece per intero un campionato straordinario, ma probabilmente abbiamo trovato un giocatore anche cambiato in qualche caratteristica. Ma io lo trovo sicuramente maturato nella sua autostima, nel senso che è collocabile più da terzino, mentre prima aveva più difficoltà a fare il prima quarto. Era quasi più un esterno d'attacco. Sì, prima era molto più, diciamo, quinto, ma anche esterno proprio offensivo d'attacco, quindi io lo trovo maturato. Può essere una risorsa fondamentale di questo Teramo, anche perché, come giustamente diceva Francesco prima, il piede che c'ha Di Matteo nella rosa del Teramo, sulle fasce non ce l'ha nessuno. Sì, assolutamente. Sì. Peraltro, prima stavi dicendo, mentre rivedevamo le immagini del primo gol, visto che te hai detto l'attaccante, la prima punta, ma hai visto che gol da prima punta che ha fatto Magnaghi? Sì, grande gol. Quindi grande vuol dire gol. Che è un giocatore che... Che quel ruolo lo può interpretare allora, molto bene. Io l'ho detto già dalla prima trasmissione. Mi fido tantissimo di Tedino. Quindi è inutile che discutiamo. Ci manca l'attacco. Guarda qua. L'anno... Si stacca dalla marcatura. Perfetto. L'anno d'oro. Poi è andata come è andata. Ma l'anno d'oro sul campo, che non ce lo può togliere nessuno, quello che abbiamo visto sul campo, all'inizio in molti si chiedevano e chiedevano a Vivarini, compreso il sottoscritto, ma la Padula e Donnarumma insieme possono giocare, non manca un attaccante strutturato in un determinato modo in aria, possono giocare insieme, mi disse Vivarini, stai tranquillo, fecero 723 e 21 gol, 44. Mi sembra che giocano tutte e due adesso in Serie A. Certo, Donnarumma è arrivato in Serie A. Bravo a fare un 3-5-2 dove i due attaccanti riuscivano a ritagliarsi. La squadra era proprio a servizio di quei due, ma per dirti, quindi se uno ha fiducia nel pensiero dell'allenatore, certo. Tedino ama attaccanti con determinate caratteristiche, anche perché spesso l'attaccante è spalle alla porta, se poi non sa giocare in un determinato modo e la squadra non lo mette in condizioni, devi sempre vedere le caratteristiche dell'attaccante, perché se tu c'hai un attaccante come Piontek, la palla o gliela dai in profondità con i tagli che lui fa, se no non fa gol. L'anno scorso con il Milan che giocava male era in quel modo, ma quest'anno speriamo che Giampaolo fa il miracolo di andare un pochettino meglio, cominciamo a mettere le mani avanti. Abbiamo fiducia in Marco Giampaolo, perché tra l'altro è un carissimo amico. Detto questo, ai primi minuti il tiro di Arrigoni glielo ha servito Magnaghi, spalla alla porta da sponda indietro come ama Tedino in alcune occasione, ecco perché adesso queste io sono sempre convinto che una squadra destinata
e c'ha a crescere, ha in sé le qualità per poter fare bene. Fino a che punto il bene non lo sappiamo. Poi ricordiamoci che la classifica si legge dalla fine di febbraio in poi. Dalla fine di febbraio in poi. Perché tante squadre fino a gennaio, okay, dalla A alla B alla C, fermiamoci qui, sono andate alla grande e poi se la sono fatta sotto e viceversa. Ecco, ti è piaciuto l'esperimento delle due mezze punte? A me per esempio ha commento molto, soprattutto Martignago è un giocatore veramente di grandissimo livello, ma anche Bombaggi l'ho ritrovato, peraltro poi lo ascolteremo, gli ho fatto anche una domanda domenica, l'ho ritrovato diverso, cambiato rispetto a quando giocava più centrocampista alla Villa Cidrese, era una C2 di qualche stagione fa. Adesso sembra invece veramente quasi una quasi punta. Sì, domenica, a me domenica è sembrato più un 4-3-3 alla fine, che lui giocava a punta a destra, no? Sì. Ha fatto un gran gol. Ma io penso che il mister, lavorando tutti i giorni, alla fine riuscirà a trovare un sistema di gioco che possa rendere, cioè, il giocatore, far rendere il giocatore al meglio. Quindi bisogna, come ha detto Francesco, fidarsi dell'allenatore che ci lavora, è un allenatore che ha una grande esperienza, quindi bisogna fidarsi di lui. Poi il sistema non è importantissimo. Finito il primo tempo, Napoli-Liverpool 0-0, adesso vi lancio una provocazione, probabilmente Ercole, parto da te, la curiosità è vedere questa squadra al cospetto di un avversario un po' più tosto, perché la Cavese è sembrata molto in difficoltà. Sì, siamo curiosi perché non lo sappiamo come cosa può dare, però io sono fiducioso perché la squadra ha qualità, ha diverse soluzioni, quindi può fare bene. Adesso aspettiamo un attimino che tutti a livello fisico si mettono al 100% e poi vedremo una squadra che saprà giocare, saprà stare in campo con personalità, perché bisognerà andare fuori casa a fare risultati, a vincere le partite, e quindi speriamo di vedere un buon campionato, un grande campionato. Buonasera, una curiosità, l'ex presidente Campidelli era della stessa squadra di Jacopo, ma Iachini tifa per quale squadra? Io credo, non lo so. Penso per nessuna, forse solo per il Teramo, credo. Non gli auguro di continuare la stirpe dei presidenti del Teramo che hanno l'altra fede, quella che condivide insieme a me, perché insomma si soffre. Però mi sa che te lo so dire per chi tifa. Ah? Dai, allora, diccelo. Perché parlandoci un giorno in azienda, prima di un'intervista che dovevamo fare, una simpatia per i colori rossoneri mi è sembrata ci fosse nelle sue parole. Vuol dire che di un'intelligenza superiore alla mia, vede lontano. Prima degli altri. A proposito di allenatori, prima Ercole ci stavi parlando, visto che Gaetano prima ha detto è stupefacente dove si trova il Picerno, ci stavi parlando di Giacomo Marro che allena il Picerno e che tu conosci molto bene. Questo per far capire che ci sono delle squadre che normalmente vengono messe in una fascia intermedia sulla carta, come il Picerno, e che però hanno dei valori molto importanti a partire da chi siede in panchina. Sì, Picerno, a parte che non è promossa, quindi sì, sulle ali dell'entusiasmo può essere una sorpresa. Poi Domenico è un allenatore molto propositivo, lui viene dalla scuola di Zeman, quindi ha idee molto chiare, una squadra che gioca, molto spigliate. Secondo me può fare un grosso campionato. Poi ha vinto diversi campionati lui, quindi è un allenatore anche abbastanza esperto, allena da tanto tempo, che è abituato a vincerli, poi magari, spesso nel girone sud, quindi conosce gli ambienti, conosce i giocatori. Potrebbe essere una sorpresa. Ci andiamo ad ascoltare Bombaggi, poi voglio un giudizio. Mi devi raccontare come hai vissuto il secondo gol. No, io lo so benissimo, eri dietro di me alle mie spalle, quindi lo so benissimo come hai vissuto il secondo gol, quello di Bombaggi, lo andiamo ad ascoltare.
Il primo. Ho tirato sì, sul primo palo perché era quello spazio che avevo libero. E una bella palla di Tomi in profondità, ha fatto, secondo me il più importante è stato l'aggancio perché era una palla difficile, poi ho tirato lì forte sul primo palo, fortunatamente mi è andata bene. Francesco, gol tuo, gol di Magnaghi, in panchina Tedino, è una prima vittoria un po' in salsa Pordenone, dai. No, no, una vittoria del Teramo, era quello che secondo me serviva in questo momento per continuare a credere in quello che fa il mister. Noi non avevamo dubbi, però è sempre importante dare quella positività in più nello spogliatoio, cominciare a, come dicevo un paio di settimane fa, è importante conoscerci, oggi si è visto qualcosa in più e penso che man mano che andiamo possiamo toglierci delle grosse soddisfazioni. Ma guarda, tutto sommato, se leviamo la prima di campionato del Catanzaro, l'Avellino è stata un po' una partita dove abbiamo sfiorato il vantaggio e poi ci siamo trovati 1-0 e con l'uomo in meno, quindi diciamo niente di niente in più, ci stiamo cominciando a conoscere, secondo me è quello che conta. Anche bene al Teramo. Sì, però secondo me mi fa ridere, scusate. No, al di là degli episodi penso che si è vista una superiorità sul campo importante, al di là di due episodi, una piccola indecisione dietro sul primo tempo e un bel tiro di Matera che era comunque un tiro a 30 metri, abbiamo sofferto secondo me poco, di qualche pallone lungo, però eravamo padroni del campo, riusciamo a portare la palla, a portare pressione alla loro metà campo già dal primo tempo in maniera importante. Quindi penso che stiamo crescendo, questo secondo me è una cosa importante. Francesco, una domanda personale, da Villa Cidro fino ad oggi a Teramo hai cambiato tantissimi ruoli, ti stai un po' decentrando e avvicinandoti mano a mano verso la porta, sei cambiato anche un po' come giocatore da quell'annata? No, diciamo che io dico purtroppo per fortuna, quando hai delle qualità magari che si possono utilizzare in diversi ruoli, vieni spostato e rispostato anche durante l'anno diverse volte. Qualcuno dice che sia un pregio, qualcuno dice che è un difetto, che sembra che non si fa neanche un ruolo. In realtà spero di interpretarli sempre così quando mi cambiano ruolo, di fare gol, quindi va bene. Villa Cidro ho fatto anche l'esterno d'attacco, un po' la seconda punta, centrocampista, ho fatto tutti e tutto. Ma è sempre un po' la storia della mia carriera questa. Io sono a disposizione del mister a 360 gradi, quindi non mi preoccupo del ruolo che faccio, l'importante è interpretare bene la partita. Però smentiamo il mister che ha detto che volevi crossare, volevi tirare. sì, volevo tirare. Ci tenevo a dedicare il gol a la mia compagna, la mia figlia e mio nonno che oggi fa 82 anni. Quindi... Auguri. Grazie. Bella anche la dedica di Francesco Bombaggi, avete sentito, insomma è stato anche un siparietto perché mentre noi facevamo l'intervista a Bombaggi da dietro è passato Tedino e ha appena finito la conferenza stampa che diceva ma che cosa, ma guarda che voleva mettere in mezzo, non voleva tirare, ovviamente lo faceva ironicamente nei confronti del suo ex calciatore che invece ha fatto un gol straordinario, è stato anche coraggioso. È stato sì coraggioso, bravissimo, ha calciato perfetto perché lì quattro dita di più, pochi centimetri, la palla va fuori, è stato bravo poi perché ha provato la giocata, già è stato bravissimo nell'agganciare la palla sul lancio. Era molto convinto. Lungo, sì. Lì sì. È quindi stato la sua un gesto tecnico è stata e poi sì poi la determinazione e le qualità che ha, perché lì deve avere il piede buono. Certo. Gaetano, vengo da te perché Bombaggi è stato uno di quei giocatori, siccome è stato un mercato, l'abbiamo fatto vedere con una schermata qualche settimana fa, enorme, sia in entrate che in uscita. Ecco, Bombaggi a livello di sofferenza nella trattativa, a te che l'hai dovuta descrivere come me, come la nostra Aria Cantagalli, sì. Ecco, a livello di complicanze nella trattativa, quanto ti ha fatto sbarellare? Tantissimo. Grazie a Dio, così uno c'è il materiale, guardate che l'ho fatto per una vita, uno così c'è il materiale per scrivere tutti i giorni. Peraltro era... Questo come la formazione, non me ne frega a me che l'allenatore non mi dà la formazione, ci faccio 10 articoli dicendo gioca questo, gioca quell'altro, oppure questo va di qua, quello va di là. Se ti dice la formazione, scrivi la formazione e è finito. Quanto ti ha fatto menare? Un problema. Senti quanto l'ha fatto menare. No, tanto perché rientrava tra quei giocatori che a un certo punto sembravano svaniti, ecco, quindi poi bisognava stare dietro ad eventuali alternative, poi si è riaperta la trattativa, sembrava che lui fosse orientato a rimanere in Serie B, poi a un certo punto si è convinto, quindi no, come quando ci ha fatto penare, tantissimo, anche perché 22 acquisti in poche settimane. Dove fai punto? Sul podio tra le trattative che ti hanno fatto penare di più quest'anno?
quella di Bombaggi. Vabbè, Bombaggi la mettiamo tra le prime tre sicuro, però la prima, Costa Ferreira. Costa Ferreira sicuro. È stata una cosa lunghissima. Sono state delle montagne russe, poi sì. Poi Mungo, sicuramente. Mungo perché poi l'annuncio del presidente è arrivato tarda ora. Allora, quindi. Vi racconto la trattativa Mungo, che è una cosa che per è stata veramente da mettersi ad urlare. Sì, certo. Fu il giorno di un'amichevole a Pescina contro il Pucetta, se non erro. Nessuno parla, tutti no, ma vedremo sì. Che cosa si farà, che cosa non si farà. Vabbè. Torniamo alle 9 di sera su Facebook. C'è stato l'annuncio di Achiri preso Mungo, e quindi a pezzo già chiuso smonta tutto il pezzo. Perché l'apertura diventa Domenico Mungo. Ovviamente. È il bello e il brutto di quando fai le trattative di mercato, di quando sei in mezzo alle trattative di mercato. E poi sul gol di Bombaggi che ho fatto? No, che ne so. Prima tu hai detto... Ti sei esaltato, come ha detto prima un telespettatore da casa, che evidentemente ti ha visto e ha detto... Per fortuna sei tornato ad urlare, ad abbracciare tutti come un tempo. Te lo ricordi quando ti facemmo il video a sorpresa di quando Italia parlava nulla? 1-0, vabbè, primo gol in casa, e dopo sul 2-0, là si capiva che avresti potuto soffrire un tantinello, anche insomma, una palla gol dalla Cavese. Quanta paura hai avuto su quella traversa? Non me ne sono manco accorto perché mi ero girato... a leggere, a vedere una cosa, non mi ricordo. Allora, che è successo? Ha preso la traversa e poi è andata la palla sulla schiena. Lì siamo stati fortunati, sì. Oltre che sulla traversa, sì. Perché la palla è rimbalzata sulla schiena di, certo. Di Tomei, che dà una sicurezza, sì, proprio a livello di sensazioni. Io dalla tribuna, quando penso che è in porta c'è Tomei, sto tranquillo. Ercole, ha detto Tedino prima di questa partita, ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, serve una scintilla, la scintilla può essere la vittoria. Poi effettivamente un allenatore, quando si trova in queste situazioni, come prima della gara con la Cavese, lo dice anche per, tra virgolette, dare un segnale alla squadra, o ci crede veramente che questa può essere una scintilla per iniziare un filotto? Ma sicuramente ci crede, anche perché il Teramo veniva da due sconfitte, quindi prima partita in casa, era importante partire col piede giusto, e la squadra ha reagito molto bene perché si è presentata concentrata, soprattutto la prima mezz'ora ha dato una dimostrazione di forza e ha ottenuto questa vittoria che la voleva proprio, quindi è stata una vittoria importante e penso che l'allenatore insomma credeva a questa cosa. Visto che siamo quasi in chiusura, vediamo il prossimo turno che si apre proprio con la gara di Vibo Valencia tra Rende e Teramo, da 1 a 5 stellette. Gaetano, questa quante stellette di difficoltà ha questa partita? Questa 3. Credo 2-3. 2-3 perché il Teramo non può permettersi assolutamente di sottovalutare l'impegno, quindi proprio per quello può essere, ecco, insidioso questo. Sì. Poi c'è Monopoli-Catania, grande partita, soprattutto ci sarà grande pubblico a Monopoli. Picerno-Casertana, questa è altra bella partita. Rieti-Potenza, Sicula-Leonzio-Ternana, Viterbese-Catanzaro. Alle 17.30 Avellino-Bisceglie-Regina Vibonese e Virtus-Francavilla-Bari. E poi alle 20.45, questo è un derby che è molto, 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 molto delicato, quello tra Cavese e Paganese. Per fortuna non ci riguarda. Intanto dalla regia mi dicono già di chiudere. Sono già arrivati? Sono già le 22. Sì. Aspetta un secondo. Neanche mi fai venire. Ma non c'è tempo però. Ti volevo ricordare, insomma, nel fine settimana hanno segnato tantissimi giocatori che sono stati a Teramo, ha segnato Sparacello, ha segnato Di Paolo Antonio, ha segnato Jefferson, ha segnato Amadio a Pineto, insomma, quando tu senti queste cose però qua. Ha segnato pure Magnaghi. E ha risegnato Barbuti. E ha risegnato Barbuti. Due gol. E ha segnato pure Magnaghi. Va bene. Bene così. È passato. Va bene. Ci vediamo mercoledì prossimo. Allora, grazie a Francesco Di Francesco. Alle 21 in diretta dal Comunale, il dopo partita di Teramo-Viterbese. Mercoledì prossimo, ore 21. Grazie, arrivederci. Grazie Francesco. Che farai quando dovrai fare articoli della massima divisione, perché lì ci porta Iachini? Magari.
Io già, siccome mi avevano, è come quando tu inviti una persona velocemente, a pranzo gli metti tutte le pietanze più belle del mondo, ti piacciono? Sì, ma adesso te ne puoi andare. E noi con la Serie B c'è successo quella, quindi noi avevamo la Serie B, poi di colpo telefonato, è successo quello che è successo. Ti risiederesti a quel tavolo volentieri, anche non per forza in massima serie, tu già ti accontenti della cadetteria. Già la Serie B. Grazie Francesco, grazie ad Ercole Eustacchio per essere stato con noi, grazie al collega Gaetano Lombardino del Centro. Io vi ricordo, come ha detto Francesco, non martedì ma mercoledì dopo Teramo Viterbese, sempre alle 21, Pro Teramo per analizzare quanto è successo al Bonolis tra i biancorossi di Bruno Tedino e la squadra laziale. Ci vediamo settimana prossima. Buona serata.